Adesso parliamo di una cosa che, cara Monica, che a me piace moltissimo. Sto sfogliando, mi sono anche seduta per che essere tu stai un po' sfogliando. Più comoda. Parliamo dell'almanacco di Barbanera. Buongiorno. Che tu non lo conosci, Barbanera, di la verità. Ah, c'aveva la mascherina, va bene, succede di questi tempi di dimenticarsela sul volto. Eccolo qua, Luca Baldini, direttore editoriale di Barbanera, l'annuario di Barbanera, di Foligno, giusto? Di Foligno, oggi a Spello. Oggi a Spello. Per tradizione di Foligno. Infatti abbiamo il nostro inviato Massimo Tosi che si trova a Spello. Vogliamo andare a vedere subito dove ti trovi, con chi ti trovi, che stai facendo? Esatto! Buongiorno, buongiorno Monica, buongiorno Marco. Sono a Spello in questo giardino, orto meraviglioso che è quello della Fondazione Barbanera, insieme a Pia Fanciulli, buongiorno, buongiorno, coordinatrice dell'Almanacco. Come vedete questo è un luogo quasi fatato, perché è veramente meraviglioso. Queste sono delle rose. Accanto cosa vediamo? Questa pianta un po' particolare? In realtà particolare non è, perché è un comunissimo porro, di cui mostriamo però un lato insolito e forse sconosciuto a molti. L'abbiamo fatto crescere, sta fiorendo e quindi abbiamo questa bellezza, diciamo, di fiore che nessuno o pochi immagino abbiano anche mai visto. Anche perché qua tutto logicamente viene coltivato in modo naturale. Tanto noi ci spostiamo da quest'altro lato perché l'orto è grande ovviamente. Questo è un angolo decisamente importante per l'agricoltura. Perché? Per l'agricoltura e per il benessere anche del nostro pianeta, perché è una aiola di fiori coloratissimi, sembra un po' incolta, in realtà non è incolta, ha fiori così belli, gialli, poi fioriranno rossi, a breve, ecco. E ha la funzione di attrarre le api e gli insetti utili. Quindi le api sappiamo tutti qual è l'importanza del loro ruolo di essere impollinatrici e quindi assicurare veramente un futuro al nostro pianeta. Certo. Allora intanto che noi ci spostiamo, il nostro bravo operatore Marco continua a riprendere l'orto. Aspetta, perché un qua attimo. Vedo anche. Sì, dimmi, mentre dimmi, voi Monica. Vi spostate, noi rientriamo un attimo in studio perché con Baldini, direttore editoriale di Barbanera, 259 anni ha questo almanacco. C'è evidentemente un segreto per questo grande successo. Primato. Cioè l'almanacco ha attraversato secoli di storia, no? Secoli di tradizioni, è entrato nelle nostre case, continua ad entrare. Come mai continua tanto a piacere? Giovanni Papini nel 1916 disse che l'almanacco Barbanera era un libro eterno perché era il libro del tempo. Parlare del tempo è uno dei modi meravigliosi per parlare della nostra umanità, del nostro essere al mondo. Sposta l'attenzione dall'oggi alla memoria di ciò che è stato e al tempo stesso al progetto del futuro. E noi di questo parliamo all'interno dell'almanacco, parliamo della dimensione del tempo e delle tradizioni popolari. Tra l'altro, voglio dire, è di una straordinaria modernità, perché è un almanacco che ti dice quando devi mangiare qualcosa, quando devi cucinare qualcos'altro, quando devi coltivare, rientra esattamente in quello che diciamo oggi, cioè bisogna andare nel ritmo delle stagioni, non bisogna il chilometri zero, giusto? E di questo Barbanera ha parlato sempre. Sempre. Quindi oggi è di particolare attualità, ma se prendiamo un almanacco del 1800, sostanzialmente quell'almanacco parlava degli stessi argomenti utilizzando la lingua di quell'epoca, quindi si è modernizzato nel corso degli anni, ma rimanendo fedele alle proprie radici. Tra l'altro lei qui ci ha portato quella è la prima copia? Quella è la più vecchia di tutte? Questo è il primo Barbanera del 1762. E poi nel corso degli anni le varie edizioni, ecco, questa per esempio è dell'Ottocento, della metà dell'Ottocento. Questa è della metà dell'Ottocento, ecco. Esattamente. Questa è di quando ero ragazzino io? Siamo nel 1968. E questa era di quando ero ragazzina io, 1982, ma avevo 4 anni già. Piccola. No, sì. Volevo dire che per esempio nell'edizione, diciamo, del 2021, nel mese di giugno, perché cioè, l'almanacco si è adeguato a tutta una serie di input che sono arrivati dall'esterno, vedi anche la pandemia, per cui per esempio ci sono tutta una serie di suggerimenti, no? In casa non calzate le scarpe, non solo per una questione di igiene, ma anche di relax, per esempio, oppure lavare spesso i capi di colore bianco, perché comunque possono creare delle problematiche. Per rendere la verdura gradita ai bambini usatela per preparare le torte. Insomma, tutta una serie di suggerimenti che, come diceva giustamente Marco, sono assolutamente attuali. Di oggi. Tant'è vero che l'UNESCO
L'UNESCO nel 2015 ha iscritto il sapere che ruota intorno all'almanacco e quindi la cultura d'almanacco e l'almanacco come genere letterario all'interno della memoria del mondo. E quindi è stato un grande onore. Io una cosa la devo dire però, devo dirla. Quanto c'è di Umbria in questo? Ma diciamo... io questa la devo dire per forza. Se no vai c'è... via. Cioè... Quanto c'è di Umbria qui? C'è molto di Umbria, no. Perché quando parliamo di radici parliamo di territorio e quindi questo è espressione di un territorio che è fatto di natura, è fatto di stagioni, è fatto di rapporto con il tempo naturale e semplice, perché la semplicità è l'altra chiave di lettura dell'almanacco. L'Umbria, il Foligno. Foligno, nel caso specifico Foligno. Foligno e Spello. E Spello. Ce l'abbiamo un secondo? Sì, torniamo per un saluto da Massimo. Un secondo. Massimo. Eccoci, stavo curiosando appunto intorno a questo magnifico orto. Come vedete, le aiuole hanno una forma decisamente particolare. Inquadriamole, perché? Perché innanzitutto questo luogo, questo orto giardino, è un almanacco en plein air, a cielo aperto. Quindi è diviso in quattro sezioni che sono le quattro stagioni, i cerchi concentrici invece sono le orbite è l'universo, vero? E al centro dell'universo c'è il sole, eccolo che si riflette qua. In questa magnifica acqua che è fonte di vita, così come il sole è il nostro principio generatore. Tutto ha un significato bellissimo e incontriamo anche Mauro Morosi, buongiorno, Massimo, il nostro giardiniere. Massimo, così ti vogliamo bene, vogliamo bene i tuoi ospiti, questo non c'è più tempo. Va bene. Grazie Baldini, per questo. Ti porterò della frutta, arrivederci. Ciao Massimo, arrivederci. Però io prenoto una brandina nel giardino di Spello, posso? È già pronta una brandina. È già pronta. Abbiamo finito, grazie per essere stato con noi. C'è Leonora Daniele.